porta haul e haul piccolissimo, è proprio piccolo, delle cose che ho comprato ultimamente e in più vi parlerò della lampada futura 2 prof, 2 prof, come si chiama, che l'ho comprata su Passione Unghie, questa lampada qui, che dopo comunque ve ne parlerò proprio nel dettaglio, ve la farò vedere proprio meglio, l'accensione. Vi parlerò anche di, io siccome all'inizio ovviamente ancora dico non la so usata un parà perché ci sta tipo 5, 30, 60, 120 secondi, no? C'è tanti timer e quindi ho messo un mio post su un gruppo delle unghie e delle ragazze che hanno questa lampada me ne hanno parlato, in più una mi ha mandato un link to un post dove c'è scritto delle domande con delle risposte che poi vi leggerò, almeno se alcune di voi è interessata ad acquistarla di già sa come funziona più o meno. Allora partiamo con l'haul che ho fatto. Allora ho comprato questa rotellina qua, ne ho comprate due, questa qui della Melissa, non mi ricordo quanto l'ho pagata, mi pare 80 centesimi, 90, boh, una roba del genere, dai cinesi questa qua, che l'ho presa apposta, meno senza che ogni volta prendo la tipa, la sto tenendo con la mano quando fai video di nail art col gel, no, eccetera, eccetera. Almeno qui tengo direttamente la rotella e sto a posto. Infatti, eccola qua dove ho fatto già le tre prove, che già avevo fatto il video di nail art, già l'ho provata e sono buonissime queste, insomma. Sono veramente ottime per esercitarsi e per fare i video di nail art, insomma, sono veramente ottime. Ne ho prese due per adesso, dopo quando sarà che l'ho finite, che le ho fatte tutte, ne comprerò altre. Poi comprate questi due rossetti, sono, io manco sapevo che erano opachi, però sono contenta, sono matte. Ah, poi c'era scritto, che scema, guardate, c'era scritto matte lipstick. Io non mi sono accorta, non sono andata a leggere, ho visto il colore, mi piaceva. Ho preso questo qui, che è un rosa un po' più chiaro, anche il packaging è carino. Questo qui, lo faccio swatch, eccolo qua. È questo, molto belli. Poi il rosa mi piace tanto. E poi quest'altro che è un rosa un po' più forte, un po' più scuro di quell'altro, pare uguale, ma non è. È un po' più scuro, vedete? Confronta questo. E cioè è un po' più acceso, perché altro. Questi due sono veramente stupendi. Poi, dell'oggettistica, solo queste cose qui. Poi io mi sono comprata questo giubbetto. 40 euro, 43 euro c'ha il cappuccio, l'ho comprato un altro perché aspettate che mi sposto, ho comprato un altro perché ce n'ho altri due giubbetti, quelli un po' cortini sempre col cappuccio, però li devo buttare via che tanto, tanto che ce l'ho acciaccato, aspettate qua, sedia, ecco questo qui molto carino, un po' cortino ma mi sta molto bene, mi piace proprio come mi sta, è proprio bello, insomma, dietro, vabbè, così, aspetta, cerco di farlo vedere meglio. Così, insomma, anche la linea come è fatta, vedete qua, fa tipo fianchi, mi piace tanto. Veramente carino questo giubbetto. Poi ho comprato due paia di scarpe. Adesso con le scarpe sto apposta, a me perché mi serviva le scarpe. Sì, anche, a me serviva anche di stivaletti, in più anche il giubbetto. Però ho comprato queste qui che sono veramente bellissime, non c'hanno il tacco qua, non ce l'hanno, quindi il piede arriva qui, insomma, e sono bellissime. Queste qua hanno il pelo dentro, hanno il peletto proprio dentro, quindi ci stai proprio calda e sono veramente fantastiche, mi piace veramente come stanno. Questa è una 40, io ho 38 e 39. Ho provato il 38 e il 39 non c'era, ma mi toccava qui, mi faceva male il pollice, era troppo strette, e se c'era il 39 era perfette, però vabbè, l'ho preso lo stesso, mi sta leggermente lunghe, ma comunque vanno bene, ma mi piace veramente tanto queste. Poi siccome mi serviva di stivali, che sai quelli che ti arrivano fino sul polpaccio, no? Che c'è quel tacchetto un po' carini, non li fanno più, ce cioè li fanno ma tutti brutti, tipo quelli che ce vai, pare che assomiglia a quelli che ce vai in telepozzanghere, queste robe qua, tipo le galosce, to. Cioè non è galosce, c'è anche quelle, però è di stivaletti che assomigliano alle galosce, ma a me non mi piace come fatti, ad appare che li fanno tutti così e quindi ho comprato queste che sono veramente stupende. Se vi ricordate c'ero simili bianche che avevo fatto vedere tanto tempo fa, però queste sono un po' più alte e poi vedete la zeppa, a me piace così perché è robusta e dure, queste prima che te si rompene. Invece i tacchi fini, dura poco il tappeto che c'è sotto il tacco, capito? Quindi poi non sono abituata a quelli lì, mi piace proprio il zatterone, no? Sì,
Questo qua c'è la cerniera così, è molto elegante, bellissima proprio, mi piace veramente tanto, c'è la zip qua. E qui carino sto effetto di pizzo che c'è sta sti brillantini, questi strassetti che neri, ma vedete come luccica? Cioè, belli tanti, l'ho provati e sono bomba, ci sto comodissima, ci posso pure correre, tranquilla. E queste sono le cose che ho comprato di oggettistica. Adesso passiamo alla lampada. Adesso ve la faccio vedere. Ovviamente mi è arrivato il pacco e l'ho presa su Passione Unghie. L'ho pagata 54,99 euro, insomma 55 euro se non erro. E qui dopo ci stanno. Dopo l'ho aperto. Quindi adesso passiamo alla lampada. Ovviamente qua ci sta il libretto delle istruzioni e tutto, insomma, ti dice come funziona la lampada, come la devi attaccare, insomma, tutte queste robe qua praticamente. Poi vabbè, qui dentro c'era il caricabatterie, eccetera, eccetera. Ah, in più c'è anche questo qui, questa è la futura. Ah, questo qui è il certificato di garanzia, di la garanzia di protezione vale 24 mesi, quindi questa. Questo qui c'è il certificato di garanzia, mettiamo qui dentro, c'è una per dentro, quindi no. Ok. Questa qui è la lampada. Su Passione Unghie adesso a me piace un bel po' come marca e quindi ci volevo comprare anche i gel colorati, eccetera, eccetera, per quello più avanti, anche il gel base, cioè quelli monofasici, eccetera. Poi però la lampada era ricoperta non solo da questo tipo di carta qui, ma anche dalla plastichina, quella con le bolle che schioppettano. Ed è stupenda, è piccolissima, è molto più piccola di quella, ancora quella lampada, è quella che io ho. Di quella che io ho classica. Qua vedete ci sta i timer. Questo è on off che è 120 secondi, poi c'è 5 secondi, 30 secondi e 60 secondi. Questi sono i LED, ne sono 30 in tutto. Questa qui è rimovibile, questa se può, la puoi levare, dopo è magnetica, l'appiccichi, si leva per pulirla anche meglio, insomma. E di Passione Unghie comunque le cose vengono subito, dopo 3 giorni ti arrivano. Io perché l'ho ordinata giovedì, dopo c'era di mezzo sabato e domenica, infatti mi è arrivata ieri che era lunedì. Ancora non l'ho provata, la devo provare. Comunque ho visto tante recensioni di questa lampada e tutte sono, mi hanno commentato anche alcune ragazze, tutte sono strafelici di averla questa lampada. Infatti tutte mi hanno consigliato questo perché ero indecisa tra questa e un'altra che adesso non mi ricordo come si chiama. Tutti mi hanno detto Futura, ho detto guarda che dopo te ne innamorerai, ed è già appena l'ho vista, infatti mi sono innamorata anche come devo fare. Poi figa perché questo qui c'ha il coso, come si chiama? Vabbè, praticamente che ti appena metti dentro la mano si accende la lucetta, la levi, si spegne, insomma. Adesso comunque la faccio vedere meglio nel dettaglio, attacco la spina e tutto, e quindi ve la faccio vedere così vi leggo anche le domande con le risposte, così se qualcuno di voi è interessata a prenderla, lui già sa più o meno come funziona, eccetera. Rigiro la Ragazzi, questo telecamera. qui è già intaccato la spina, cioè guardate che figata, questa cosa è bella un bel po', guardate che roba. Si accende la lucetta, levi e si spegne. Io poi userò praticamente allora on off. Se voi tenete premuto 2 secondi, si accende la lucetta e questo dopo è 2 minuti sarebbe e sarebbe la funzione soft. Soft che vuol dire? Vedete, guarda che figata. Soft che vuol dire praticamente che quando te fai quando usate i gel costruttori, quando fate la bombatura, ovviamente nelle lampade UV, quelle classiche, brucia in lampada. Questa qui invece, se voi cliccate 2 minuti, come vi ho fatto vedere che si è accesa la lucetta praticamente, vedete, tenete così 2 secondi, no, 2 minuti, scusate, mettete dentro la mano, poi la mano alla fine c'entra tutta, vedete, anche se è piccolina, adesso lo spengo. E praticamente non vi fa sentire il bruciore che da 48, perché questa è una lampada con questi LED da 48 watt, però quando voi tenete premuto 2 secondi il pulsantino di on off, che dopo è 120 secondi, 2 minuti sarebbero, praticamente viene a 24 watt, non più a 48 watt, e quindi il bruciore ve lo fa sentire. In teoria mi hanno detto non si dovrebbe sentire niente, però comunque un pochino si sente, però invece di sentire quel bruciore fortissimo, fa
usate questo tastino qua, questo timer qui, e quindi il bruciore ve lo fa sentire molto 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 di meno. Poi ci sono questi 5 secondi, questo per i colori, sia fast di solo di passione unghie, se sono sigillati 5 secondi. Poi 30 secondi vale per tutti i gel colore di qualsiasi marca e anche dei semipermanenti, e 60 secondi i gel, vabbè, monofasici, trifasici, insomma i gel base e i cover e anche i costruttori, mi pare, se non erro, 60 secondi. Comunque diminuisce molto il tempo di durata, insomma, no? Quindi vi fa perdere meno tempo. Io contate che io ci metto 2 ore a fare una ricostruzione, così mi salva la vita, perché comunque le farò molto molto de meno de ore, insomma, no? A un'ora di sicuro ci arrivo. Infatti io volevo fare così, il mio metodo era questo, che quando fai tutto, vabbè, metti prima il primo strato, faccio tutto 60 secondi. Quando devo fare la bombatura farò 2 minuti qua, almeno che così la cliente su di me il bruciore non è forte, e colori top tutti 30 secondi, e anche i finish, i top coat, queste robe qua, 60 secondi. Adesso comunque vi leggo praticamente le domande. Allora, praticamente dice la prima domanda: catalizza tutti i gel e semipermanenti? Sì, non l'abbiamo testata con tutti i gel di tutti i marchi sul mercato, ma emette luce UV proprio come una lampada tradizionale. Poi, seconda domanda: le lampade a LED catalizzano solo i gel LED e i semipermanenti, e per i gel ci vuole la spirale CCFL. Come mai non c'è? Allora, la lampada futura 30 diodi, che sarebbero, questo, vedete, sono 30 LED questi. Vabbè, questo adesso spegne da sola, come su 5 secondi, ecco. Dove sono arrivata, scusate? Ah, perché la lampada futura ha 30 diodi LED di nuova generazione, che emettono sia luce LED che luce UV, capaci di far polimizzare in brevissimo tempo ogni prodotto. Poi, terza domanda: è veloce? Sì, è molto più veloce delle lampade UV tradizionali. I tempi di polimerizzazione sono circa un terzo. È più veloce anche delle lampade CCFL e LED. Quarta domanda: come si cambiano i LED? Allora, i diodi LED non si sostituiscono, hanno una durata di 50.000 ore, 5 anni e 8 mesi, con la lampada sempre accesa. Quindi contate che io non faccio tante clienti, quindi non sta sempre accesa. Mi dura più di 5 anni sta lampada. Poi, quinta domanda: cosa faccio se non mi funzionano dei LED? La lampada ha una garanzia italiana, in caso di malfunzionamenti verrà sostituita o riparata. Ovviamente, in caso di segni evidenti di cadute, versamenti di liquidi o manomissioni, la garanzia decade. Poi, sesta domanda: ci sta una mano intera? Dimensioni apertura: larghezza 15 cm, profondità 12,5 cm, altezza 5,5 cm. La base è rimovibile con aggancio magnetico per permettere una migliore pulizia o per poter lavorare comodamente anche sui piedi. Comunque, sì, ragazze, c'è la lampada. No, sì, la lampada. La mano entra benissimo, cioè la mano entra tutta, vedete? Però l'importante è, ecco, non toccare e non andare ad attaccare qua dentro praticamente. Comunque ci entra benissimo la mano. Poi, settima domanda: ha il timer? Sì, da 5, 30 e 60 secondi. Eccoli qua, 5, 30 e 60 secondi. O 120 secondi, che è questo, con il sensore di infrarossi. Infatti, eccolo qua, che rileva quando viene introdotta o tolta la mano. Questo qua, vedete? Accende e spegne. Poi, ottava domanda: cos'è la funzione soft? La funzione soft permette di abbassare la potenza della lampada. In questo modo, i gel che prima provocavano, scusate, alcuni fastidi, i tempi di polimerizzazione indicati di 60 secondi per costruttori e cover tengono conto della funzione soft inserita. Nona domanda: quanto costa? È 54,99. Io però l'ho pagata, mi pare, 65 euro qualcosa con la spedizione. Non so, c'era un'altra roba, non so. Comunque, a me, oltre alla lampada, mi hanno regalato anche in omaggio un glitterino con i barattolini rotondi con delle pagliette. Poi, ultima domanda, la decima: tempi di polimerizzazione? Allora, 5 secondi gel color della linea fast, se poi si vanno a sigillare. 30 secondi tutti i colori semipermanente, finish, base alfa. 60 secondi con funzione soft per tutti i costruttori e i cover.
Adesso ragazzi, rigiro un attimo la Eccoci qua. Allora, telecamera. ragazzi, io ho scritto tutto un foglietto, insomma, le domande con le risposte. E di questo acquisto sono veramente contentissima, non vedo l'ora di usarla veramente. Sono veramente felice e mi piace veramente, veramente un sacco. Bellissima, proprio la adoro già, senza provarla. Però comunque io farò così, man mano facendo la ricostruzione faccio tutto 60 secondi. No, meno se velocizza il tempo. I colori tutti 30 secondi tranquillamente, ovviamente la lampada quando te la metti dentro si accende la luce, vedete, mi vedete blu adesso si accende, quando la levo si spegne, però io quando la metto, io adesso perché te non hai inserito nessun tasto, appena inserisco 30 secondi, inserisco la mano dentro, ovviamente quando ha fatto si spegne la luce, tirate fuori, avete capito che ha fatto insomma. I 5 secondi non li userò mai perché i color fast dei passioni unghie non ce l'ho. E la pozione on off che è soft, insomma, per sentirmi un bruciore, penso di sì. All'inizio provo io a provare a non metterla, di cercare di fare quando userò il costruttore, di fare quando farò la bombatura, di fare anche 60 secondi. Vedo se la cliente dà tanto fastidio, tanto bruciore, allora passo ai 120 secondi, se no userò sempre i 60. Adesso vediamo un pochino. E niente, ragazzi, io di questa lampada ve ne ho parlato. Comunque ve la straconsiglio veramente, anche se ancora non l'ho usata, ma ve la straconsiglio perché comunque ho visto tante recensioni, tanti commenti positivi, tutta gente che mi ha detto prende la futura invece che quell'altra, quindi ottimizza molto il tempo di lavoro perché veramente è valida veramente. Poi queste sono lampade di nuova generazione, quindi poi anche per quello che costa, voglio dire, poi LED, capirai, te consumano molto meno confronti bulbi, e quindi veramente veramente ottima. E quindi ve la straconsiglio, l'ho presa da Passione Unghie, quindi voi dopo vedete insomma ecco dove la volete acquistare. E niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio, se il video vi è piaciuto mettete un po' di recensione, commentate, mi fate sapere delle cosine che ho comprato anche se vi è piaciuta, e niente, noi ci vediamo presto al prossimo video, un bacio.